audioboom.com per ascoltare podcast e per creare podcast. Bisogna, quando ci si è collegati al sito, registrarsi. Una volta registrati, si fa login. Login. E si entra nell'applicazione. Voi vedete che nella parte sinistra sono presenti delle categorie di interesse, sport, music, commentari, eccetera, eccetera, e a cui ci si può iscrivere. Audioboom, podcast, permette due cose: di ascoltare podcast da tutto il mondo. Si possono infatti seguire playlist, canali di interesse, canali di amici. L'applicazione fornisce suggerimenti in anteprima sulla base della cronologia di ascolto. Si possono selezionare, come vi ho fatto vedere alla vostra sinistra, le categorie preferite per avere una radio personalizzata. Ma l'applicazione permette anche di registrare, editare, caricare audio. Esistono delle app per mobile, per Android, come vedete, e la app per iOS. Ritorniamo da Audioboom per registrare, perché noi vogliamo creare dei podcast per i nostri studenti e vogliamo insegnare ai nostri studenti a realizzarli. Andiamo a cliccare nel tasto Record che sta alla vostra destra in alto. L'applicazione mi dà due possibilità: o di uploadare, anche trascinando, dei file audio nell'applicazione, oppure di registrare. Noi ora vogliamo registrare, quindi clicchiamo su Record. Ecco, noi adesso inizio la registrazione, sto registrando questa conversazione e tra poco mi disconnetterò per salvare questo che sto facendo. Allora, fermo l'applicazione, il record, vado su Save. Mi salva la mia registrazione, metto un titolo, mettiamo tutorial, la de description, questa è una prova. E poi possiamo mettere anche l'hashtag prova. Scelgo la categoria tra quelle che mi propone e posso scegliere calcio. Aggiungo un'immagine qualsiasi. Ok. Al mio podcast e faccio publish. La registrazione aveva un limite di 10 minuti, come ben vedete. Ora l'upload del mio file registrato è completo e mi dà il link per accedervi. Clicco sul link. Posso avviare il mio podcast. Inizio la registrazione. Ecco, vedete, adesso interrompo e posso aggiungere questa registrazione a una playlist. Io avevo precedentemente creato una playlist chiamata La mia passione
e quindi lo salverò in questa playlist. Potrei creare anche una nuova playlist dove inserire questo file audio. Dovrei mettere un titolo, una description e scegliere un'image, una immagine dal mio computer che rappresenti questa playlist. Io non voglio creare una nuova playlist, come vi dicevo, e quindi la salvo nella mia passione, Add Playlist. Posso poi embeddare il mio file audio nei miei siti con il codice che mi fornisce. Potrei anche condividere questo file su Facebook, Twitter o su Google Plus. Questa è la registrazione del tutorial minimo per quanto riguarda Audio Boom.